Siamo ormai arrivati alla fine del nostro percorso. Paolo è a Roma. Abbiamo preso atto, abbiamo letto l'ultima volta il testo della sua permanenza a Roma. Un brano molto chiaro dove c'è una serie di testi significativi. L'ingresso di Paolo nella città, l'ingresso dei giudei in casa sua, la permanenza di Paolo come al servizio della missione in tutta la sua, in tutta la durata di questo episodio, lo sviluppo durato alcuni giorni, 3 giorni, più giorni, i giorni seguenti, l'allargamento, un gruppetto, i maggiorenti, il gruppo più ampio, tutti. C'è una cerchia di ascoltatori progressivamente allargatisi all'interno della comunità giudaica di Roma. Riprendiamo precisamente il testo parola per parola. Guardate, interessante l'inizio. Quando entrammo a Roma, fu concesso a Paolo di rimanere a casa sua con un soldato incaricato di custodirlo. Arriviamo a Roma, ci ritiriamo, ormai la scena è solo sua. La piccola comitiva, scampata a tante difficoltà, lo ha portato, lo lancia sulla pista di Roma e qui comincia a giocarsi la sua partita. La custodia militaris a cui è sottoposto non è imprigionato, non è sottoposto a particolari privazioni, può vivere nella sua casa, può ricevere visite, può condurre i propri affari. È sorvegliato da una guardia e non gli è permesso di lasciare Roma. Sono delle misure di polizia che sono, ecco, sufficientemente note. Tutto questo avviene nel compimento di un disegno divino. Fu concesso, epetrape, fu concesso. Dio veglia sul suo fedele testimone e lo sta accompagnando. Un regime di semidetenzione o di semilibertà, d'altra parte, alla giustizia romana è noto che Paolo ha superato già diverse istanze giuridiche, ha voluto appellarsi a Cesare, se non si fosse appellato a Cesare la cosa sarebbe finita là, ma se non si fosse appellato a Cesare ovviamente non avrebbe avuto l'allargarsi di questa missione. Il primo incontro con i maggiorenti, lo abbiamo visto, della comunità giudaica, ai quali lui in primo luogo cerca di presentare la sua innocenza. Davanti alla curiosità degli altri, forse rimane stupito, ma agli altri non è giunto notizia che sia questo pericolo pubblico di cui si parla, quindi non è lui il problema. Ma
Era andato a Roma per essere giudicato o no? Ci potremmo chiedere e ce lo siamo chiesto diverse volte. Però, con tutto quello che succede e con il procedimento già chiuso, a lui sta comunque a cuore in primo luogo l'incontro con il mondo giudaico. E ci potrebbero essere le condizioni. La sua casa è luogo di convergenza. Il testo greco usa dei verbi costruiti apposta. Si radunarono insieme ed entrarono insieme. Mette in evidenza questo gruppo, grande o piccolo che sia, che converge sulla casa di Paolo, il quale apre il suo discorso con questa espressione, uomini fratelli. Comincia così, uomini fratelli, Andres Adelfoi. Come fa tante volte, fa appello alla loro comune matrice giudaica. Io sono innocente, non ho fatto niente contro il nostro popolo, non ho fatto niente contro le tradizioni dei padri. E mi hanno messo in catene, ma io non mi lascio trattenere da queste catene, perché rivelano un'accusa ingiusta che mi hanno fatto e da cui io mi volevo totalmente discolpare, venendo qua, al tribunale di Cesare. In lui non è stata trovata nessuna colpa. E lui ha voluto però eliminare qualunque tipo di dubbio. E giunge a questa bellissima espressione. È a causa della speranza di Israele che io sono legato da questa catena. Pensate, nel nome di Paolo si è operata una scissione, una frattura, un allontanamento di una parte di Israele dal ramo cristiano. E Paolo esprime con questa espressione la speranza di Israele, il motivo della sua prigionia. Io sto soffrendo perché ho creduto a divulgare. Cos'è la speranza di Israele? In termini rigidamente giudaici potremmo dire la resurrezione dai morti, che era un tema incredibile allora e che solo alcune correnti ebraiche sostenevano in un mondo che si metteva in modo molto negativo e critico nei confronti della carne. Ma probabilmente sulla bocca di Paolo la speranza di Israele è Gesù Cristo come adempimento delle scritture e delle promesse, o addirittura in termini ancora più ampi, l'adempimento delle attese dell'unico popolo che aveva trovato un senso nella lettura della storia e una direzione in senso salvifico come storia di salvezza. È un'espressione di una straordinaria densità. La speranza di Israele, oggettivata forse in questa sua professione di fede nella resurrezione dei morti, concretizzata nella figura del Messia, allargata alla prospettiva indeterminata di una speranza di senso e di salvezza e di compimento che solo fra tutti i popoli del mondo Israele portava in sé. Ricordate, il tempo per Israele era un cammino in avanti, per gli altri popoli era un serpente che si morde la coda, un ritorno su se stesso, la prigionia dei sette giorni con cui veniva scandita l'umanità.
Abbiamo visto che i giudei rispondono: ma certo, ma noi non dubitiamo minimamente di te, il problema è un altro. Come ti poni nei confronti di questa setta? Setta vuol dire di questo gruppo che si è separato. Setta in italiano viene da sezionare, dividere. In greco viene da spaccare, spaccatura. Vorremmo sapere come ti poni nei confronti di questa testa, di questa setta. E Paolo comincia a parlare. La gente è interessata, talmente interessata che gli fissano un giorno e aumenta la moltitudine. Era successo anche, se vi ricordate, ad Antiochia di Pisidia, al capitolo 13, quando rimasero sconvolti il primo giorno e disse: torniamo sabato, e il sabato dopo era pieno, tutta la città, dice il testo, stava lì ad ascoltarli, e purtroppo non ci fu niente da fare. Sono interessanti i verbi usati. In italiano si dice: espose loro, rendendo testimonianza, cercando di convincerli il regno di Dio. Ecco la predicazione della Chiesa, l'attività dell'Apostolo. Chiarezza nell'annuncio, partecipazione profonda, esistenziale, compromissione della vita in quello che dici, capacità di penetrare, capacità, sforzo di convincere, di portare all'obbedienza. Lo vedete le componenti? Un annuncio oggettivo da fare con penetrante competenza, capace di coinvolgere tutta la vita. Proprio oggi un amico mi parlava, un amico laico che studia teologia, mi parlava della credibilità che ha ai suoi occhi uno dei loro docenti, perché lo vedono particolarmente coinvolto. È un bel esame di coscienza per i predicatori questo. La preparazione, la profondità nell'interagire con le coscienze, il coinvolgimento della persona. E qui c'è in pienezza il regno di Dio. Il regno di Dio è un'espressione che ricorre più volte negli Atti degli Apostoli. È uno dei testi del Nuovo Testamento dove, anche per il suo legame con il Vangelo, del Nuovo Testamento extra-evangelico ovviamente, per i suoi legami col terzo Vangelo, il termine ricorre di più. All'inizio e alla fine è un modo di inclusione. Parlavano del regno di Dio con Gesù risorto, a capitolo 1, versetto 3. Quando instaurerai il regno di Israele, capitolo 1, versetto 6, si ritorna alla fine. E nel mezzo ci sono altri momenti in cui si scandisce. Regno di Dio come espressione complessiva di questa operazione, e che gli Atti degli Apostoli riassume proprio così. E abbiamo visto, da una parte, la chiave delle scritture, qui è proprio chiarissimo, no? Si dice: in base alla legge di Mosè e dei profeti. Quando parli ai pagani, cerchi di dialogare con le istanze profonde del loro bisogno di senso, di verità e di salvezza. Quando parli ai giudei devi far vedere l'adempimento delle promesse che loro stanno aspettando, e vengono mostrate e viene sbattuta la porta in faccia. Che poi ci sia uno stretto contatto fra il regno e Gesù
lo sanno tutti. E tuttavia se ne vanno. Se ne vanno con una punta di amarezza e una punta di speranza. Alcuni aderirono alle cose da lui dette, altri non vollero credere. Tempi finiti, passato remoto. Ora arriva un imperfetto e un participio, e se ne andavano discordi tra loro, mentre Paolo diceva questa sola frase. Rema en, dice il testo greco, questa sola parola, questo solo avvenimento. Vedete, da una parte c'è l'ostinata durezza di chi pare che abbia detto basta, dall'altra c'è la punta nella narrazione degli Atti degli Apostoli come una situazione in divenire, come Paolo ci crede, talmente ci crede che anche dopo il loro allontanamento lui riceve tutti e parla a tutti. E questa parola tutti al versetto 30 è proprio inglobante giudei e pagani. Bene ha detto di voi lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia, ormai è certo che attraverso i profeti parla lo Spirito del Signore, sono acquisizioni belle queste. E che cosa dice? Praticamente lo Spirito Santo, il protagonista della missione, il dono che caratterizzava fortissimamente i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, dice che voi in questo momento siete chiusi, ma se vi affiderete al Signore, il Signore vi aprirà occhi e orecchie. Questo brano, avere occhi e non vedere, orecchie e non udite, popolo indurito e non ascoltare, è un brano che torna frequentemente nei Vangeli ed è un brano che turba. Si rifà a una profezia di Isaia al capitolo 6, ai versetti 9 e 10, in cui si dice che questo popolo, a forza di non voler vedere l'evidenza e di non voler ascoltare la verità, si troverà ad essere cieco e sordo. In una situazione in cui il peccato diventerà pena, oltre che colpa. Perché lo sai, te l'ho detto, te l'ho fatto vedere, è ostinato il cuore di questo popolo, non ne può sapere. E a forza di vedere e non voler accettare, finirai anche per non far più caso al vedere. Invece, è inutile che io qui stia a spiegarvi i giochetti del passaggio fra il ebraico e il greco, invece Luca in questo contesto cambia e dice sì, ci sarà una fase in cui non comprenderete, ma guardate che il Signore è all'opera per guarirvi. Sappiate comunque che il Signore è all'opera per guarire Israele dal suo indurimento e dalla sua cecità. È bellissimo, capite? Questa salvezza venne rivolta ai pagani, ma non sarà esclusione per voi. Tutt'altro. La porta rimane aperta e il Signore rimane attivo. Tant'è vero che Paolo trascorse 2 anni e accoglieva tutti quelli che venivano a lui. Si chiude in questo sguardo positivo il ministero di Paolo a Roma. Come abbiamo detto, non si dice nulla delle vicende giudiziarie che possono succedere. Si riportano tante parole che collegano all'inizio del racconto. In maniera coerente prosegue la corsa della parola.
consegnata oggi nelle nostre mani per custodirla e trasmetterla senza stancarci. Abbiamo compiuto un lungo percorso, cari amici, e ora il Signore a Civita Castellana, a Roma o dove siamo, o dove saremo, guidi i nostri passi sulla via del Vangelo. Grazie della vostra pazienza.